Contro i vandali del weekend, i cittadini del centro storico di Perugia non hanno messo mano alle armi, bensì al portafogli. I residenti di Piazza Alfani e Via Bartolo faranno installare di tasca propria due telecamere. La spesa si aggira tra acquisto e installazione intorno ai 5.000 euro ed è già stata trovata l'intesa con Questura, Prefettura e con il Comune, che sarà il responsabile del trattamento dei dati personali. Gli occhi elettronici si aggiungono a quello piazzato appena una settimana fa proprio da Palazzo dei Priori e a quello di un privato davanti la propria abitazione. Un controllo quasi degno di un penitenziario per scoraggiare episodi di degrado in uno spicchio di centro storico che è uno dei principali luoghi della movida notturna perugina. La piazzetta tattica, questo è il soprannome con cui è conosciuta Piazza Alfani tra i giovani e gli studenti universitari di Perugia, perché alle estremità ci sono due angoli ciechi non visibili da Via Bartolo che consentono di nascondersi per urinare, drogarsi e poi c'è anche un vicoletto per fuggire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Gli abitanti della piazzetta sono ormai esasperati, l'elenco degli atti vandalici da sopportare è lungo. Macchine rigate, macchine danneggiate, qualche danno ai portoni di casa, i muri scarabocchiati di via della Nespola. Telecamere come deterrente, ma gli abitanti di Piazza Alfani esigono allo stesso tempo più controlli da parte di polizia e carabinieri. I giochi devono essere alla pari, voglio dire, noi ci tassiamo e finanziamo l'hardware, ma il software per certi versi lo devono mettere loro. Sia la movida dunque, ma tolleranza zero contro gli incivili. Negli ultimi 20 anni la popolazione del centro storico è passata da 15.000 a 6.000 abitanti. Il rischio è che il cuore antico della città diventi invivibile per gli stessi perugini.